vogliamo appunto mandare questo messaggio ai nostri coetanei che è possibile divertirsi anche non usando l'alcol. Anche, c'è anche altre strade per divertirsi. Stanotte speriamo che non accada, insomma, quello che ci sia. Esatto. Forse a volte gli appelli al buonsenso servono, così come l'impegno quotidiano di associazioni di giovani per i giovani come Futuro Aretino. Questa volta, per fortuna, la notte di Halloween è filata via liscia senza quei casi di eccesso di alcol che si erano registrati in modo preoccupante lo scorso anno. Unica eccezione l'intervento del 118 per una ragazza casentinese di 19 anni che si era sentita male in stato di ebbrezza. È stata trasferita in codice verde all'ospedale di Bibbiena. Nessun caso di accesso invece si è registrato al pronto soccorso Aretino, dunque questa volta prevalso il sano divertimento e lo spirito di festa di Halloween con il centro di Arezzo gremito di giovani, come dimostrano queste immagini. Comunque l'attenzione rimane alta perché, come denunciato più volte da Futuro Aretino, la piaga alcol rimane purtroppo molto diffusa. Sappiamo benissimo quanto sia difficile dover chiedere un documento a tutti oppure a avere certi problemi con gli alcolici. Però allo stesso tempo è anche vero che probabilmente c'è una sorta di emulazione. Ovviamente il ragazzo di 15-16 anni che entra nel locale e si trova a convivere con gente dai 20 anni in su, che ovviamente fa un uso anche più responsabile, anche se non sempre questo accade, degli alcolici, può essere un pericolo. Infatti uno dei progetti che ha promosso Futuro Aretino è quello della riapertura delle discoteche durante il pomeriggio, in modo da dare ai giovani la possibilità di confrontarsi maggiormente con i coetanei e non solo con gente di età maggiore. Che reazione hanno i coetanei anche di questo vostro impegno, nel senso trovate ascolto oppure trovate resistenza? Ma sicuramente troviamo sia ascolto che resistenza. Ovviamente molto spesso anche chi fa uso di queste sostanze dice: io sono libero di vivere la mia vita, di fare quello che voglio, e è giustissimo questo, nessuno giudica. Però noi vogliamo proporre quella che è una strada alternativa, ovvero quello di sì, farsi una birra, perché chiunque si fa una birra, anche io me la sono fatta magari a 16 anni, soltanto che ho avuto la fortuna di capire che a un certo punto mi devo fermare. Non tutti riescono a farlo, anche perché a 16 anni si ha una testa che non è quella di un ventenne o di un trentenne, e proprio per questo motivo noi speriamo di riuscire a far passare questo messaggio, che è quello di un divertimento maggiormente sicuro. Ci si diverte tranquillamente con gli amici, bevendosi una birra, ma rimanendo responsabili di se stessi, più che magari rotolarsi per terra in preda all'alcol.